Ciao a tutti, ed eccoci qua. Io penso che commentare una partita del genere sia complicatissimo, perché commentare una partita di questa bassezza, da diversi punti di vista, è difficile. È difficile commentare una partita di una bassezza da un punto di vista tecnico, perché sostanzialmente il livello era molto basso. Da tutte e due le parti. È difficile commentare gli episodi perché a me l'episodio del 91esimo con il calcio di rigore negato al Cagliari è una vergogna. Così come una vergogna non dare il rigore di 30 secondi prima a Keita sul contatto con Mazzocchi. Quello è rigore, ragazzi. Poi venitemi a dire qualunque cosa, ma non mi fate cambiare idea. Quello è calcio di rigore, punto e stop. Ci sono stati calci di rigore per molto meno. Ci sono stati calci di rigore dati in quella maniera. Quello è rigore, punto. E a me resta comunque qua il fatto che noi ci stiamo giocando la salvezza contro la Salernitana, una squadra che sulla carta è nettamente inferiore, ma sul campo sembrano molto più forti di noi, e questo è incredibile. Questo è imbarazzante pensarlo. Perciò niente, io rimango dell'idea comunque che questa partita la doveva interpretare in una maniera non diversa, perché il Cagliari l'atteggiamento era quello corretto, ok? Il problema è che dovevi far gol. È questo il nostro problema, devi ficcare la palla in rete. Se non metti la palla in rete non meriti. Non meriti, l'hai messa dentro al 98esimo con gol di Altare, primo gol in Serie A di Giorgio Altare, ragazzi, e basta. Poi cioè, se non metti la palla in rete non c'hai ragione. Questo è il gioco del calcio, molto semplice. A una certa comunque non sembrava neanche una partita di calcio. Dopo il gol della Salernitana ci sono stati quei 20 minuti che non era una partita di calcio, palesemente. Però va bene. Quindi niente, appuntamento rimandato. Rimaniamo sempre a un punto di distacco dalla Salernitana, quindi bisogna sperare che questi non facciano 6 punti nelle prossime due sfide, che mi sembra siano Empoli e l'Udinese per loro. Noi dal canto nostro abbiamo l'Inter e il Venezia. Chi ce l'ha più difficile? Chiaramente noi affrontiamo l'Inter, loro affrontano due squadre che hanno finito i loro rispettivi campionati, l'Empoli e l'Udinese. Quindi dalla loro hanno due sfide più semplici. Noi affrontiamo l'Inter che è in corsa per lo scudetto e il Venezia che non si sa bene se può ancora salvarsi o meno. Quindi è un miracolo quello che ci aspetta. Cioè, è un miracolo quello che dobbiamo fare. Resta il fatto che con una sconfitta oggi avremmo detto addio alla Serie A. Senza ombra di dubbio, avremmo detto addio alla Serie A. Il pareggio ci tiene veramente a galla così, ok? L'abbiamo presa veramente per un polso questa partita. Quindi niente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete più parole di me. Io ne ho veramente poche. E niente. Forza, castedu sempre, 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 sempre. E ciao ciao.